Il collega Buonasorte per il gruppo La Destra. Alla parola, ne ha facoltà. Grazie Presidente e grazie Presidente del Consiglio. Innanzitutto io vorrei rivolgere un saluto personale a nome del gruppo e ringrazio il Presidente Sorace per aver voluto così intervenire a nome della Destra, a lei Presidente Abruzzese per... non c'è in questo momento, ma insomma è come se ci fosse, alla Presidenza per un augurio di buon lavoro, che quest'Aula venga governata e gestita in maniera, ne sono certo, tranquilla, con autorevolezza e con serenità. E anche a lei Presidente Polverini, saluto, ringraziamento e un augurio sincero di buon lavoro, e siamo convinti che riuscirà a portare avanti, anche se è difficile, con quel carattere che ha dimostrato già da queste prime settimane di avere, forte, deciso, e insomma noi siamo convinti che saprà fare molto bene insieme alla squadra di governo con cui ha voluto condividere, con cui vorrà condividere questo percorso e di cui si è circondato. Nella sua relazione, Presidente, io ho appuntato quattro parole che per me hanno un significato, per noi ha un significato importante. Il riconoscimento del ruolo del Consiglio regionale, lei ha detto nella sua relazione, poi ha più volte parlato anche attraverso la stampa di voler attuare una lotta agli sprechi, ha parlato di politiche per la casa e infine ha parlato anche di rinnovamento. Ecco, su questi quattro temi io vorrei incentrare questo intervento nella discussione generale sul dibattito. Abbiamo detto ruolo centrale del Consiglio, Presidente Polverini. Noi siamo fortemente convinti che sia importante quello che lei ha detto. Bisogna avere molta attenzione da quello che arriva dall'Aula, da quello che arriva dai consiglieri eletti, molto più di quanto potrà arrivare dai partiti, Presidente. Qui c'è un'Aula dove per una certa parte sono stati nominati, un'altra parte per le note vicende hanno avuto una lista, una percentuale inaspettata. Poi c'è un'altra parte dei consiglieri regionali che invece sono espressione di territorio. Ecco, io credo che lei, se sarà capace di ascoltare i consiglieri, il consiglio, i territori, e sono convinto che lo farà, più che i partiti, le segreterie, le cabine di regia, lei potrà affrontare questi 5 anni entusiasmanti, riportando dopo il disastro degli ultimi 5 anni credibilità di questa regione, che potrà governare senza essere oggetto di pressioni da parte dei partiti. E quindi il ruolo centrale del Consiglio. E lo dimostra questo nostro ragionamento anche a luce di quello che è accaduto. Lei, Presidente Polverini, nella circoscrizione dove è venuta meno la lista del PDL, cioè a Roma e nella sua provincia, ha subito una sconfitta di oltre 8 punti a Roma città, ma nonostante in provincia ci fosse la stessa situazione, parlo della provincia di Roma, lei ha ottenuto oltre il 52%, laddove cioè i territori erano espressioni anche di storie umane, di persone, di candidature, di uomini e di donne, è avuto un grande successo. Dove c'è stato il voto d'opinione, il voto a Roma città, noi come coalizione siamo stati. Allora bisogna tener conto di questi territori e anche delle altre province, dove lei Presidente ha avuto un'affermazione straordinaria. Ecco perché si collega al ragionamento. Ho molto apprezzato il passaggio sul ruolo centrale del Consiglio e dei consiglieri. La destra, nonostante anche qualche ingiustizia subita, possiamo fare riferimento alla discussione del clandestino ad esempio, dimostrerà Presidente e colleghi consiglieri la sua lealtà, un partito vocato a mantenere fede agli impegni presi e soprattutto ai programmi sottoscritti. Ma Presidente, lei ha fatto accenno anche, come dicevo prima, anche attraverso la stampa,
la lotta agli sprechi. Siamo perfettamente d'accordo con voi, siamo entrati insieme, questa è la tua intenzione. Io credo che noi dovremmo partire andando a fare un monitoraggio approfondito, soprattutto di quelle che sono alcune strutture di enti inutili che sono serviti nel recentissimo passato, soprattutto per pagare la partitocrazia, di amministrazioni, incarichi inutili. Ecco, anche su questo bisognerebbe dare un segnale di discontinuità, questo sì, rispetto a quello che si è proposto. E ad esempio, posso annunciare sin d'ora, è uno degli enti sui quali noi dovremmo andare a far luce, è per esempio la LAIC. Ecco, noi diciamo che insieme al Presidente Storace presenteremo una proposta di legge per istituire una commissione d'inchiesta per capire esattamente cosa sia accaduto negli ultimi 5 anni in questa agenzia. E poi le presenteremo anche una dettagliata interrogazione, e poi le presenteremo anche 5 minuti. Intanto affrontiamo gli ultimi 5. Voi siete rimasti al 2000, 2099. Siete rimasti al